Ed eccomi qua, amiche mie, buongiorno. Buon martedì a tutte. Oggi è tramontana qui a Lecce, Calimera Lecce. Quindi oggi vado a fare una bella sfoglia ripiena con patate per i ragazzi che hanno iniziato ad andare a scuola. Quindi tornano alle 2 e voglia che facciamo in tempo a fare questo buonissimo piatto. Piatto, diciamo piatto. Questo, se volete, lo potete servire anche con me antipasti, però ai ragazzi piace meglio mangiarlo come primo e come secondo. Bello, nutriente e sostanzioso, dice la Francuzza. Quindi qua ho lessato 5 patate. Le ho passate, giusto che ci sbrighiamo prima. Andiamo a mettere un po' di sale, un po' di pepe. Non è tanto esagerato il pepe, eh? E il formaggio. Ecco. Questo è tutto, eh? Impastiamo. Mani ben pulite. Io non voglio mettere il prezzemolo perché comunque non lo gradiscono molto il prezzemolo. Mettiamo un filino d'olio. Così, giusto per compattare. Poi adesso vi faccio vedere. Impastate bene bene così. Vedete, così deve uscire. Ed è fatto. Quindi adesso prendiamo, questo è tutto, le patate. Quindi io ho già messo nella teglia la carta forno, ok? Quindi ora andiamo a mettere il rotolo. La pasta sfoglia. Ecco, andiamo a mettere nella teglia. Questa la tolgo perché sennò si attacca sotto. Che è già bagnaticcio. Fatto questo, vado a mettere le patate. La compattate bene bene così e la stendiamo, la mettiamo a tutte le parti. L'avete mai fatta questa? Questa a me mi sono rimaste le patate, ho detto ma che devo fare mo con questa? Poi avevo pure la pasta sfoglia nel frigo, ho detto ma mi invento una cosa. Ecco, meno male che sono finite tutte queste feste, meno male, io ho tolto già l'alberello, to abbiamo tolto tutto. È facile facile sta ricettuzza, eh? Piace molto ai ragazzi, ai bambini quando tornano dalla scuola, veloce veloce. Questo lo potete fare anche a merenda, eh?
I bordi li lasciamo un po' liberi, eh? Ecco qua. Vedete? Così. Ecco Quindi ora andiamo a mettere la mozzarella. Praticamente è un svuota frigo. Tutta la roba che c'avevo sto consumando qua. Andiamo a mettere pure un po' di scamorza affumicata, che pure questa mi è rimasta. Vado a mettere. E adesso mettiamo il prosciutto. Avete visto che è buono? Almeno mangiano bello saporito. Ecco. Così. Ok, mo adesso apro l'altro rotolo. Il forno già l'ho acceso io, eh. 180 gradi finché non vedete che si abbronza, dico io. La prendo così e la vado a mettere sopra. Ecco, così la chiudete. O cerchiamo di chiudere bene così. Ecco, prendete le due estremità e la piegate, ok? Così non fuoriesce la mozzarella, il condimento. Poi andiamo a sbattere un uovo. E spennelliamo tutto. Così, finito. E accontentiamo i nostri ragazzi. Mamma, che mi piace quando è tramontana. Mamma, mamma, mamma. Ecco qua. Adesso vado a mettere, prendere un uovo, spennelliamo e va in forno. Ed ecco qua. Ho sbattuto un uovo. Andiamo a spennellare tutta la superficie della frolla. Della vostra frolla.
Vedete, se non c'è voluto niente, a farlo. Per le nuove persone, seguitemi, seguitemi su YouTube. Francuzza Bortone, io sempre ve lo devo dire. Perché mi dicono, Francuzza, dove ti posso trovare? Evidentemente non vedono tutto il video quando io lo dico. E quindi, ve lo ripeto. Sul mio canale YouTube, Francuzza Bortone, troverete tutte le mie ricette tipiche salentine, di tutto e di più. Oppure su Facebook, andate alla mia pagina, La Cucina di Francuzza, e trovate tutte le ricette anche là. Ok? Eccola qua. Mo' la vado a infornare e ci vediamo dopo. Ed eccolo pronto. Guardate che bello. Il mio rusticone. Adesso lo facciamo raffreddare un poco e poi facciamo il taglio, ok? Allora, facciamo la prova del taglio. Guardate che bello. Bello, morbidoso, morbidoso. Quando vengono le vostre ragazze dicono: mamma, che bontà che hai cucinato. Guardate. Guardate. Che buono. E che ve lo dico a fare, amiche mie? Rimarranno contentissimi i ragazzi di questa mia, vedete? Guardate, che buono. Avete visto quanta bontà? Ed ecco qua. Abbiamo preparato. Che ve ne sembra? Buonissimo, eh? Quindi fatela per i vostri ragazzi, perché questo è un pranzo, una cena, una merenda buonissima per i vostri ragazzi. Ok? Dalla cucina di Francuzza è tutto. Ciao e buon pranzo. Mi raccomando, iscrivetevi. Mi raccomando, ciao.